ragazzi, io sono Tatter00 ed oggi siamo su Ninjago Reboted. Comunque ragazzi, lo so, dovrei fare il video di praticamente devo fare il video di Batman, ma è successo che praticamente io per sbaglio ho cliccato il tasto ho cliccato il tasto nuova partita e allora ho pensato di fare un video non di Batman, perché praticamente facciamo finta che l'ho finito. Per questo video se vedete nel sito, secondo voi non parte da questo livello, ragazzi, perché ragazzi praticamente sono andato a corto i due livelli, perché io ci ho iniziato a giocare, il telefonino mi ha avuto una chiamata, quindi mi ha rovinato. Se volete vedere il livello che ho fatto, i livelli 1 e 2, perché sto a livello 3, si arriva a livello 12, 1 e 2, andate su questa pagina che io, cioè praticamente si chiama sta pagina lego.com, vi esce. Poi andate sul sito di Ninjago e c'è questo gioco. Anche se non so, cioè ragazzi, non so mettere il link in descrizione, quindi vi dico solo cosa dovete fare. Ok, andiamo, vai, faccio la vittoria, vai, verso la vittoria. Comunque, cioè per questo che non faccio Lego Batman, è uscito pure tipo
sto avendo questa delusione che voi sto dicendo perché praticamente voi volete avere Spider-Man, Amazing Spider-Man, quella, e io non l'ho continuato più. Perché non l'ho potuto più continuare. Praticamente cioè alla fine come al solito. Che cavolo? Sono un androide, ragazzi. Cosa? Cioè, sono un androide. Ero un androide. Ok, no. Giù. Perfetto. Ok. Adesso sono a livello 4. Rischiamo di essere finito vivo. Ti adoro. Adoro danger. Cioè, Spider-Man non era lo stesso per... E perché? Perché? Cosa ho appena fatto? E perché? Pratica... Cosa? Ma che cavolo? Ragazzi, non è che tipo lo decidi tu se vuoi andare sopra o sotto. Cioè, te lo fa decidere lui. Cioè, a volte vai sopra e a volte vai sotto. Cioè, non è che lo decidi tu lì. Adesso sto a livello 5. Ed onda così a livello 12. Cioè, praticamente te lo fa... Cavolo. Cioè, sta roba in pratica ti dovrebbe rallentare. Ah, perfetto. A volte si blocca, ragazzi, perché praticamente il mio computer ha avuto un virus. Sta roba. E adesso io sto cambiando tutti dall'OAD, capito? Sono andato al pannello di programma. Sì, io ho cancellato tutti i download perché scaricavo giochi, stessi qua, capite? E volevo fare ho scaricato Minecraft, volevo fare una cosa su Minecraft, ma mio padre me l'ha cancellato perché... ok, Superman! No, ragazzi, lui è Superman. È Superman. Ma che cos'è? No! Ok. Vai. Vai! Questo gioco io ci ho giocato tanto tempo fa, ma tanto. Cioè, un po' tanto tempo fa. E da più l'ora il sito, cioè il gioco, non l'ho più fatto. Non so perché non ho più fatto il gioco. Anche se perché non è un rage, non è che perché l'ho fatto perché mi faceva incazzare, perché praticamente perdevo sempre, perché
praticamente il no, non mi ricordavo più il sito. Adesso mi cioè rendetevi conto che praticamente me lo sono ricordato ora il sito, cioè non sapevo più niente, non mi ricordavo di sto sito, capito? Ok, sono un androide. Ragazzi, ma che mi cambia se sono un androide? Ma io... Ah, ecco. Ah, ragazzi, praticamente se sono un androide questo qua non mi uccide. Capite, ragazzi? Poi la faccia, praticamente la faccia la vedete, la faccia la vedete nel mio canale, la faccia, cioè, ma non la posso far vedere nei video, io ho la webcam, ma non la posso far vedere nei video, inoltre perché no, perché cioè non si rimpicciolisce, ho detto, cioè me la posso far vedere solo a 18 anni. Quindi per un lungo periodo farò video senza webcam. Capito, ragazzi? Capito? Do die here. Bah! Comunque. Ma c'è. A volte. Mio cugino mi disse, ma tu ti fai vedere sulla televisione, quindi io da mo farò vedere solo lo schermo del gioco, capito? Vedete Lego Batman 3 parte, poi per una volta Lego Batman 3 parte parte 1, parte 2, parte 3. Vedete che ci sta? Che faccio vedere la televisione. Vedete? Praticamente faccio vedere la televisione. E secondo voi è bello? Cioè far vedere perché... Poi uno che si chiama Filtamico, spero che lo veda anche lui. E un giorno mi sono messo a fare su Google, e praticamente questo qua gioco e vi racconto, dai. Praticamente questo qui, Felix D'Amico, mi ha scritto zitto bimbo. Cioè, mi ha scritto zitto bimbo. Perché praticamente io sono un fan dei suoi jay. Veramente sono un fan dei suoi jay. E ho detto come ti permetti. Perché la gente diceva come ti permetti di sfruttare. Allora l'ho detto pure io. Questo qua ha detto zitto bimbo, se ti piace vattela a sposare. Cioè, normale. Poi ha detto mio padre, io gli ho scritto, sei scemo, dirò a mio padre che chiama la polizia, ovviamente. Perché se no che cavolo potevo fare. E questo qua ha scritto, lo puoi dire anche Gesù. Lo puoi dire anche a Gesù. Io ho scritto, che c'entra Gesù coglione? Allora, lui mi ha detto, sto parlando di uno che mi ha detto queste robe, lui mi ha detto, che mi ha detto? Ah sì, ma tu che scrivi coglione, se tuo padre torna dal lavoro e gli dice, ma bravo, ben tornato coglione,
io ho scritto, ma io non direi mai a mio padre coglione, cioè ragazzi, perché se io dico bentornato coglione, lui mica dice sei in punizione, cioè dice questo, quindi praticamente aia, ragazzi, sto già lì a livello 7 e non sto ancora finendo, e sto qui dal livello 7 comunque. Allora, questo qua la conversazione come... poi c'era uno che si chiama, non so come si chiama, ha detto sto vomitando le budella dalle risate, smettiate a terzi che queste cose o rischio di vomitare. Poi ha scritto HKKK, cioè con la K, HKKK, io non lo so. Prima scrive HHH, ha detto 4 volte HHH, poi 4 volte KKK. Io non so veramente cosa scrivono sul mondo Google, cosa. Io ho detto, cioè nel senso che faccio ridere. Poi, cosa? Felix da amico mi ha scritto: taglia la voglia al massimo, avrei 5 anni. Mio padre mi ha detto, io ho detto cosa significa. Mio padre ho risposto: taglia la voglia al massimo, avrei 5 anni. Ah cavolo. Taglia la voglia al massimo, ai 5 anni. Ha detto basta, mi smetto di giocare con te, basta. Io ho scritto avrai 7. Ho scritto ho 7 anni. Secondo voi si scrive ho o ho? Cioè ho possiedo, cioè io possiedo 7 anni, non lo so. È comune. Ha fatto da solo. Comunque giochiamo, dai. E questo è quello che mi è accaduto queste settimane, tipo una specie di, cioè è tipo una specie di un vlog mentre sto giocando. Oh boia, adesso pensiamo al gioco. No, mi dicono che c'è, devo stare calmo, devo stare calmo, ma devo stare proprio calmissimo, cioè devo stare calmo, capito? Ragazzi, perché io devo stare calmo? Perché praticamente io non c'ho il microfono, quindi devo nei video non si sente un cavolo, si sente solo la musica. Cioè del gioco, la suonina del gioco. E la mia voce non si sente. E quindi io devo parlare forte perché non c'ho il microfono. Però c'ho la webcam. Per il microfono, ok. Adesso sono Superman. E quindi non cado mai, non faccio. Cioè, sono Superman. No. Che figa.
Già. Che fortuna della. Ok, ok, cavolo, ok, ok, ok. Vai. Sì, livello 7. No, veramente livello 8. Dopo un miliardo di anni, anni. Ce l'ho fatta. Allora. Io non. Perché ragazzi, se fosse col mouse sarebbe. Se fosse tipo. No, no, veramente no. Se fosse con la freccetta sarebbe ancora più difficile. Meno male che con la tastiera su in giù, capito? Perché sennò. Mi diciamo che per logica. Se per fare così. Devo saltare. Ragazzi, poi mi dovete lasciare dei commenti, perché non mi lasciate proprio cioè non mi lasciate nessun commento, non nessuno. E quindi cioè è normale che non mi lasciate nessun commento, no, non è normale, perché cioè potevo lasciare qualche commentino. Almeno qualcuno l'ha fatto in una volta. Una volta perché uno aveva, non mi ricordo come si chiama, però aveva tipo il coso di Super Mario. Ha detto, cioè ha detto che si è iscritto al mio canale, che gli piace. Oddio, Lloyd Garbadon. Ragazzi, Lloyd Garbadon. Lloyd. Lloyd Garbadon. È il ninja verde. Ma ti levi dal cavolo? Ma quando si leva? Cioè, quando? Quando si leva? Ah, perfetto, ti levi. Addio. Addio, fratello amico. Addio. 9. Cioè 9 ragazzi, 9. Me ne mancano. Allora, vediamo. Allora, 9. 10. Me ne mancano 2 ragazzi, 2. E ho finito sto fottutissimo gioco. Che neanche mi piaceva. No, scherzavo ragazzi. È perché. Credo che il video l'ho fatto. Come dire, un po' esagerato. Vabbè, io faccio video esagerati, cioè miliardo di secondi, cioè 25 secondi, 25 minuti, capito? Perché, cioè, voglio far vedere cosa succede, perché voglio far vedere cosa succede. Voglio far vedere cosa succede. Perché praticamente se non vedo cosa, cioè voglio far vedere cosa succede, perché voglio far vedere, perché certa gente no, è finito, dai, ma l'altro lo facciamo l'altro anno, lo fa l'altro anno, capito? Fa. Ma non è che tipo per, cioè se tipo faccio Oddio. Basta dire oddio. Vittoria! Lo vedi questo? Lo vedi? No. No ragazzi, non me lo faccio vedere perché un gesto che. Che è proprio una parolaccia che no, non ho fatto nemmeno il gesto. Allora
io cerco di non dire parolacce, cioè più forte di me. Lloyd, cioè di nuovo sto Lloyd Garbad. Perché? Che cavolo me ne importa dei tasti prementi? Fammi giocare a sto gioco di cacca. Scusate, ma cioè sono successe molte youtuber che praticamente stanno giocando questi tasti permanenti del cavolo. Perché si poi cioè mi ha fatto saltare perché all'improvviso un rumore. Io non dormo da notte perché mi vedo dei video, cioè anche io mi vedo dei video e fanno paura. Perché praticamente io ho giurato che non mi sono mai visto un video horror. Un video horror. Non invece un video, ragazzi. Cioè, tipo Jet the Killer contro Slenderman. E però, ragazzi, perché io mi vedo io ormai. Ma giocarci, cioè ho troppa paura, quindi se ci giocherei ancora un secondo, togliere il download dei giochi horror e non farei mai più un gioco horror in vita mia. Perché c'è cioè, la tensione del. Cioè il cuore. Poi tanto dalla paura di giocare a questi giochi horror mi terrorizza. Li guardo, ma non ci gioco. Perché già guardarli ho un po' di paura. Poi se ci gioco che cavolo. Se ci gioco il cavolo. Perché veramente. Perché praticamente non voglio giocare mai in giochi horror. Cioè tipo Happy Wheels, quella Happy Wheels, qua Ninjago, Lego, sì, ma horror, no. È inutile che mi supplicate. Non ci giocherò nemmeno quando avrò 18 anni. È inutile che mi supplicate, fai gli horror, no. Proprio no. Cioè no. E se qualcuno me lo chiede? Fai horror, io dico di no, perché ragazzi, non è possibile che voglio fare gli horror, cioè tutto fai Akinator, perché cioè è uscito ho scoperto un nuovo gioco, l'ho scoperto l'altro ieri, si chiama Akinator, però non ho fatto, cioè tipo la scelta di fare o Akinator o un altro gioco tipo Akinator, cioè mi potete dire fai Akinator, fai quello che vuoi, ma non fare quel, ma non, cioè fai Akinator, più insomma, motori e bla bla bla, ma non gli horror, perché da piccolo. Cioè, da piccolo io. Perché già? Perché allora io un giorno ho giocato a Kinator, ho provato tipo il tuo personaggio. Ha detto, indovinato, ha detto. Non credo che il tuo personaggio, se questo personaggio sia adatto ai bambini. E mo, cioè, ragazzi, c'ho la paura dentro. Era cioè fatto come Kinitor, ma c'ho la paura dentro di cioè di scoprire che cos'è. Poi ho provato Slender. Slender no, non ha detto sì, no, che non è adatto ai bambini, perché Slender cioè non è veramente adatto ai bambini. Per fortuna che era solo un disegno. Però ho indovinato pure. A me l'ho indovinato. Ho indovinato pure Fabricei. Cioè Lorenzo.
Renzo Rossi. No, non mi ricordo il cognome, ma ha detto il cognome, ha detto pure il cognome Renzo, no, non mi ricordo. E comunque Vakinator, se volete che io lo faccia, siete nei commenti. Dr. Vakinator, Dr. Vakinator, capito? Perché se voi mi dicete Dr. Vakinator, ma se mi dicete Dr. Fire, se mi dicete no pezzo di merda, devi fare Yorr, almeno ti se no in commento ti faccio di qualcosa spaventosa che ti fa cagare sotto, no? Inutile. No, e poi non me lo dovete scrivere. Ovviamente non me lo dovete proprio scrivere. Perché poi praticamente ha detto mio padre che soffro di solitudine. No, non è perché soffro di solitudine. Ragazzi, riconoscete The Grudge? The Grudge? Se avete una sola puntata mi sa che avete detto. E quindi non lo vedrò mai più, mai più, mai più, mai più. Però io gli altri horror sì, ma The Grudge praticamente è stato l'horror più horror che sia mai esistito, ma lo, cioè dicono che lo Slender è il più horror, no, non è lo Slender più horror, perché a me lo Slender, cioè, mi fa paura, ma non è che me lo sogno la notte. Io mi sono sognato solo, cioè praticamente che giocavo a Dreadout atto 2, quello mi sono sognato, cioè che stava per Xbox, l'ho detto spegni l'Xbox, perché poi gli sono andato in camera, cioè non era camera mia, ho detto ma questa è casa delle bambole. Quindi ragazzi, ora smettiamo di scrivere queste cose, bla bla bla, perché io mi vedo sti video, mi vedo, perché gli horror, cioè, sono una fissazione per me. Ma lo so ragazzi qual è la più fissazione, perché gli horror non è che mi piacciono un pochino, non è che la più fissazione qual è? È Spider-Man. Appena vedo un videogioco, Spider-Man, cioè io sono fan di Spider-Man, come si può dire, fanatico di Spider-Man. Poi c'è una mia amica, Alessandra Bonavita, la mia amica è un'altra youtuber, iscrivetevi però perché è pietà, perché c'ha un stucco due iscritti, no, un iscritto, no. No, vabbè, io pure mi sono scritto pure io perché praticamente c'è un iscritto, per questo mi sono iscritto. No ragazzi, cioè vi dovete iscrivere a sto canale, cioè pietà, perché lei c'è solo un iscritto, invece c'erano 18, no 19, scusate, c'ho 19, iscrivetevi, che cavolo, iscrivetevi per provare. Perché sennò no,
un cielo quando. No, dai, non è vero. Però vi prego, scrivete. Sono Superman. Io sono Superman. Sono super figo. Io sono super figo. Sono super ai. Io sono super ai. Io sono super figo. Io sono super figo. Ed oggi siamo su super figo. Io sono un figo. C'è Akinator. L'ho scoperto. No, grazie a Falcei. Perché in quest'istante faccio giochi di Falcei. Ma Akinator, cioè il vlog di ieri, lo sapete, che ha detto voglio fare Akinator. No, perché l'ho visto, YouTuber ci sta giocando, l'ho visto, ho pensato ci faccio giocare pure io. Va bene, capito? E quindi ho visto. Perché mio cugino, perché io dicevo bella a tutti, ragazzi. E allora mio cugino si mette: tu come vedi le Falcei? Adesso questo dico ciao ragazzi, perché è impossibile, perché è per me impossibile, perché è impossibile. Vabbè, mettiamolo. Ok. Dai. Sì! Ragazzi, non ho mai fatto gli effetti speciali, ma veramente non l'ho mai fatti. Perché non li so nemmeno fare. Io so fare solo i tagli. Cioè taglio la parte, capito? So fare solo i tagli. Cioè, questi video li faccio col telefonino e c'è dove posso tagliare le parti. Tagliare le parti che faccio. Schifo. Tipo quelle là, il Lego Batman, che praticamente arrivavo allo stesso punto, cioè al punto iniziale che avevo già registrato. Adesso non più. Perché praticamente adesso sembra che praticamente sto continuando a giocare, però ho fatto un altro. Praticamente arrivo al punto in cui inizio. Scusate ragazzi, c'è stato un equivoco. Perché ragazzi, praticamente mi si è spinto il computer, perché non lo so, praticamente mi si è spinto il computer, non so perché. E questo perché vi ho detto che il mio computer è rotto. Mi si è spento il computer e quindi per fortuna che, cioè, questa roba si salva, perché sennò devo iniziare tutto caldo. Aspettate, scusa ragazzi, era mio padre che mi chiamava. Comunque, ok, ragazzi, spero che sia l'ultimo, perché se non è l'ultimo io uccido Eva. Se non è l'ultimo io uccido tutti.
Però proprio che sono qua, perché sono io che me li uccido tutti. Bam. 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 Capito ragazzi? Ci devo riuscire. Sì, però se continuo così non finirò mai. Ci giuro fa perché sicuramente questo è l'ultimo. Se l'ultimo vuol dire. Se l'ultimo ce lo fa. Cazzo! Sì. Voi non credete di quanto tensione io tengo. È l'ultimo! Voi non credete. Ragazzi, ha detto mio padre che devo staccare le 9:30. Se non stacco subito, ragazzi, alle 9:30, cioè o mi fa caricare il video e in più non lo dovrei nemmeno caricare perché praticamente il video è, cioè fa vedere che lui mi picchia e Roger, capito? Poi se non mi muovo, se non mi muovo pure, c'è il telefonino, che telefonino c'è, sta, aiaiaiaiaia, capito? C'è il telefonino, la batteria scarica. Non ci devo riuscire. Io non ci riesco. Perché se sta a 12, perché mo il livello 11, il livello 12 è finito. Paura ragazzi, paura, no ragazzi, ho paura. Paura è l'ultima parera. Invece di dire paura ho detto parera. Thank you.
no, no. No, ragazzi, vedete quando che praticamente sto vincendo. Ho perso. Vabbè, io ammetto che sto dicendo un po' rage game, che veramente è un po' rage game. Un tantino rage game, non è che tipo fa morire delle installazioni tipo come a Bonabi dei Gai oppure Get Mario oppure altri rage game. E vi do, perché ogni cosa che è difficile io la chiamo rage game. I have a pain. Oh, Osborne, cazzo. No, no, no. Loading. Non mi hanno nemmeno toccato. Da me. Che me ne porta i tasti permanenti, Eva. Fatto. Go. Sì, ragazzi, questo mi scivola, cioè questo. Ok. Vai. Ma che cavolo! Sì, io ho premuto il tasto, l'ho premuto. No, c'è che questa cosa, l'ho premuto, tac. Allora, ragazzi, vuol dire che...